appuntamento con l'analisi tecnica in collegamento internet da Bari, c'è Gaetano Evangelista, amministratore unico di Age Italia. Ciao Gaetano. Ciao Luciano, buona giornata. Allora, prima di andare a vedere se è cambiato qualcosa rispetto alle ultime note che Gaetano ci ha fatto nell'ultimo video, passiamo dal grafico che rappresenta l'ossessione dell'Italia. Grazie anche, come dire, a un'informazione elementare, diciamo, fatta dai giornali italiani. Questo è il grafico del famoso spread. E per Sì, spread, questa questo. volta, scusa che dà, insomma, tanto per, Sì. no? Ci riferiamo proprio al differenziale dei rendimenti fra l'obbligazione decennale italiana e quella tedesca. Lo spread, altrimenti, è il differenziale tra due misure in molti altri casi, non necessariamente sul mercato del debito sovrano. Oggi Mario Monti ha presentato il suo primo pacchetto di risposta alla crisi alla Camera e al Senato, dopo che appunto il suo governo lo ha approvato ieri, domenica, con un giorno di anticipo. Molto brevemente ricordo che la settimana scorsa il rendimento sul decennale italiano è calato per la prima volta in 8 settimane di 58 punti base al 6,68%. Oggi il rendimento sul BTP decennale è calato di ben 73 punti base, lo 0,73%, fino al 5,95%. È il minimo in almeno un mese, se non più. Gaetano. Sicuramente questo è un balsamo per i conti pubblici e una manovra finanziaria aggiuntiva con il vantaggio che non fa male a nessuno, anzi fa piacere a coloro i quali detengono titoli di Stato che si sono vistosamente decurtati di valore nelle ultime settimane. L'aspetto tecnico che qui volevo mettere in luce è che questo differenziale, quindi quanto paghiamo di più in Italia sul nostro debito rispetto al punto di riferimento, il benchmark che è il Bund tedesco decennale, ecco, questo differenziale oggi ha sperimentato una rottura tecnica abbastanza evidente. Dopo una crescita pressoché ininterrotta da metà da maggio, prima ancora di metà anno in poi, fino a vette superiori ai 550 punti base, cioè il 5,5%, oggi lo spread, il differenziale di rendimento fra Italia e Germania è sceso sotto la media mobile di supporto che si vede abbastanza chiaramente, che ha contenuto tutti i tentativi di ripiegamento rimasti tali negli ultimi mesi. Questo è un messaggio di incoraggiamento, vuol dire che probabilmente nelle prossime sedute, nelle prossime settimane, continuerà la tendenza al riassorbimento del premio per il rischio che i mercati chiedevano per la carta italiana, e questo sicuramente agevolerà notevolmente il compito del governo in carica. Dunque, tu credi che questo ridimensionamento del cosiddetto spread, ma fondamentalmente il ridimensionamento dei rendimenti, che è quello che ci interessa, non tanto lo spread, perché lo spread in sé non racconta assolutamente nulla se lo togliamo da come vanno i rendimenti sulle due obbligazioni che si confrontano. Dunque, il rendimento ritieni sia destinato a calare ancora, Gaetano, è questo quello che stai dicendo? Attenzione Luciano, non è vero che lo spread in sé è un indicatore, fra virgolette, inutile. Innanzitutto sì, è vero, questo ridimensionamento è il riflesso di due forze che vanno in direzione opposta. Da un lato i rendimenti del Bund che iniziano a crescere e che probabilmente hanno raggiunto un pavimento dal quale stanno rimbalzando. Dall'altro lato un calo dei rendimenti dei titoli pubblici italiani e quindi un minor costo per il servizio del debito. Quindi lo spread è il riflesso di queste due tendenze divergenti e quindi fa bene alla nostra economia, fa bene alle nostre finanze perché comporta un minor costo di finanziamento. Però è anche vero, attenzione, che lo spread si riflette anche, per esempio, sul mercato interbancario. C'è una forte correlazione fra l'andamento dello spread che vediamo raffigurato da una parte e quanto le banche italiane pagano per raccogliere mezzi freschi, per raccogliere capitali sul mercato interbancario europeo. Faccio un esempio: Banca Intesa piuttosto che Monte dei Paschi o Banco Popolare o qualunque altra banca italiana pagherà oggi meno per raccogliere capitali anche a livello overnight. Cioè dalla sera alla mattina ci sono prestiti di poche ore sul mercato interbancario, pagherà di meno rispetto a venerdì grazie al fatto che il nostro riferimento
per il rischio che è lo spread, appunto, si è ridimensionato rispetto a 24 ore fa borsistica. Quindi lo spread ha un messaggio, un significato per le finanze pubbliche, ma anche per il costo di raccolta del sistema interbancario nazionale, il che evidentemente di questi tempi di difficoltà per le banche italiane non è poco. Gaetano, guarda, io credo che siamo assolutamente d'accordo, io non insisterei troppo su questo. Credo che però affrontiamo il discorso da due punti di vista diversi. Io mi riferivo principalmente all'eccessivo uso della parola stessa nei titoloni di cui che sono stati fatti dai giornali italiani da quando? Da luglio, agosto, da quando in effetti i rendimenti hanno iniziato a salire. Quindi lo spread sale, lo spread scende, come titolano fondamentalmente non ci racconta un granché se non confrontiamo lo spread ai rendimenti, perché lo spread è il rapporto tra due misure che non sono fisse, non è il rapporto della misura del rendimento italiano con quello tedesco che rimane fisso, no, anche quello tedesco si sposta. Dunque nominare solamente lo spread, a mio avviso, ritengo che sia un'informazione incompleta che hanno fatto tutti i giornali italiani. Questo era il mio riferimento. Poi tu sei stato estremamente preciso nella tua descrizione. Io, se tu sei d'accordo, non insisterei oltre su questo, ma passerei invece agli altri grafici. Allora, nell'ultimo video parlavamo di recessione USA rimandata. Tu ci hai raccontato che la recessione USA era posticipata e che l'azionario era invece maturo per il minimo. Dunque vediamo come si sta sviluppando questa situazione con l'altro grafico. Prego Gaeta. C'è un'evoluzione in entrambi i casi che perpetra la tendenza che abbiamo discusso due settimane fa. La minaccia recessionistica che abbiamo sfiorato questo autunno, fra settembre e ottobre, sta completamente rientrando. Il recession predictor, quindi questo indicatore che vediamo nella parte di sinistra del grafico, che ha sfiorato il 50% a fine estate, a settembre in particolare, sta ripiegando verso livelli praticamente fisiologici, quindi allontanando la possibilità di una immediata recessione negli Stati Uniti. Questo è un discorso che riguarda appunto l'immediato, quindi da qui a fine d'anno, non esclude che ci possa essere un ciclo recessivo negli Stati Uniti nel 2012 per motivazioni fiscali, e non toglie che ci sia già probabilmente una recessione in corso nell'area euro, blanda ma esistente, che si svilupperà nel corso del prossimo anno. La parte di destra del grafico aggiorna l'indicatore che ho proposto due settimane fa in merito all'ampiezza del mercato azionario europeo, cioè quante azioni delle 120 che fanno parte del Morgan Stanley Euro, quindi delle 120 azioni, quante si trovano sopra la media mobile a 50 giorni, che è questo spartiacque tecnico di lungo periodo. Quando questa misura raggiunge livelli eccessivamente bassi, come è successo poco più di una settimana fa, è una chiamata di un minimo che poi inevitabilmente si presenta, come per fortuna si è verificato, come si è verificato ai primi di ottobre, come si può intuire dal grafico. Così come la lettura di venerdì, il grafico è aggiornato chiaramente a venerdì, evidenzia una partecipazione non ancora corale ma maggioritaria, circa i due terzi delle 120 azioni, al bull market. Ci sarà da, tra virgolette, preoccuparsi quando questa misura, al pari di quanto occorso a fine ottobre, raggiungerà l'85%, quando quasi tutte le azioni europee di questa creme, di queste blue chip, raggiungeranno l'85% di partecipazione al rialzo fotografato dall'indice. Questo sarà sintomo di un probabile massimo dal quale il mercato correggerà. Siamo vicini a questa lettura, ma non siamo ancora su livelli di eccesso. Quindi recessione ancora più lontana. Recessione, per fortuna, negli Stati Uniti mi sembra un'ipotesi al momento improbabile. Ci sono stime di crescita non inferiori al 2% per il trimestre in corso. Sì, alla resa dei conti tutti i dati economici che sono arrivati ultimamente dagli Stati Uniti sono stati incoraggianti. Dagli Stati Uniti alla Cina, l'andamento della borsa a confronto con l'offerta di moneta? Sì, Luciano, perché io ricordavo di aver discusso due settimane fa della crescita, e ancora prima in precedenza, della crescita deludente, a mio parere, dell'offerta di moneta in Europa, e questo è un tema ancora cruciale, e mi auguro che la nuova BCE, il nuovo core, la nuova gestione della BCE imprima una svolta a questa tendenza. La moneta cresce in maniera insufficiente in termini assoluti e rispetto al grande sforzo di deleveraging
nel settore privato e nel settore pubblico in corso. Questo discorso si può, si replica, si verifica anche nella Cina. L'offerta di moneta è stata contratta in maniera molto marcata negli ultimi 2 anni per fronteggiare un surriscaldamento dell'economia e in particolar modo un surriscaldamento del settore immobiliare che hanno provocato un aumento indesiderato dei prezzi al consumo. L'offerta di moneta sta calando, è scesa su livelli anche inferiori a quelli che la banca centrale cinese ritiene desiderabili, quindi sono livelli sicuramente elevatissimi per i nostri standard, ma sono livelli relativamente bassi, storicamente bassi per la Cina. Qual è il messaggio che questo grafico ci porta? È che nel momento in cui, ipotesi, prossimo anno, primo trimestre del prossimo anno, l'offerta di moneta tornerà a crescere a ritmi più sostenuti di quelli a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, questo trascinerà con sé la performance borsistica della borsa, quindi del mercato azionario cinese. C'è una evidente correlazione fra la crescita dell'offerta di moneta, che è l'indicatore in nero nel grafico, e la performance della borsa cinese, che vediamo nella parte superiore del grafico, che è raffigurata alla performance dell'indicatore in rosso. Sono praticamente sovrapponibili. Quindi quando le autorità monetarie daranno seguito a questi timidi tentativi di allentamento che abbiamo visto in questi ultimi giorni, una espansione dell'offerta di moneta si tradurrà molto probabilmente in una ripartenza della borsa cinese, quindi questo diventerà un mercato nel prossimo anno da tenere in stretta considerazione. Benissimo, andiamo avanti con i CDS sul debito sovrano a confronto con euro-dollaro e banche. Che cosa ci racconta questo confronto? Questo ci suggerisce che evidentemente l'euro-dollaro da una parte e le banche dall'altra sono sensibilissime all'andamento della rischiosità degli stati sovrani dell'area euro. Qui per euro-CDS intendiamo la media dei CDS, quindi del credit default swap, del costo di copertura dal rischio di insolvenza di 4 stati, Germania, Francia, Italia e Spagna. Evidentemente quando cresce, vediamo la parte di sinistra del grafico, quando cresce il CDS degli stati sovrani, la scala è rovesciata, c'è un deterioramento dell'euro. L'euro soffre evidentemente quando gli stati membri a loro volta vedono la loro rischiosità, il loro rischio di insolvenza crescere. Anche se va ammesso che il calo dell'euro degli ultimi mesi è men che proporzionale rispetto alla crescita dei CDS. A questo punto l'euro-dollaro dovrebbe quotare meno di 1,20 per fotografare il deterioramento dei CDS. Questo suggerisce che l'euro è più forte di quanto i suoi detrattori siano disposti ad ammettere. È sceso meno di quanto sarebbe stato legittimo supporre. Figurarsi se i problemi dell'area euro fossero risolti, dove potrebbe arrivare l'euro nei confronti del dollaro. Questa relazione è ancora più stringente se confrontiamo l'andamento dei CDS dell'area euro alla forza relativa delle banche, quindi attenzione non tanto all'indice dei bancari europei, quanto alla loro capacità di sovra o sottoperformare il mercato, e questa è la parte di destra del grafico. Questo cosa vuol dire in poche parole? Che se i CDS dovessero iniziare a svoltare verso l'alto graficamente, verso il basso nella realtà, cioè in parole povere, se il rischio di insolvenza prezzato dai CDS dovesse iniziare in maniera consistente a ridimensionarsi, questo comporterebbe una fase di sovraperformance dei bancari, quindi sarebbe sicuramente salutato con favore da parte di tutto il mercato. Ci sarebbe un segmento del mercato che prevedibilmente e evidentemente sarebbe ancora più contento, saluterebbe con maggior favore questa prospettiva. Quindi nel momento in cui le misure intraprese in questi giorni a livello nazionale, a livello comunitario, dovessero essere ritenute credibili dal mercato in termini di ridimensionamento dei CDS, questo comporterebbe una sovraperformance dei bancari a livello comunitario, e noi in Italia non potremmo non apprezzarlo, visto che il nostro mercato ha un'importante frazione della sua capitalizzazione ponderata sul settore bancario e in generale finanziario. I titoli bancari non sarebbero già facilitati in questo momento difficile per loro dalla diminuzione dei rendimenti?
Assolutamente sì, ma in effetti oggi il settore più performante è stato quello bancario in Italia, perché evidentemente le banche hanno importanti quantità di titoli di Stato che si sono svalutati e che hanno costretto molti istituti a ricorrere al mercato per raccogliere capitali freschi, per riequilibrare un rapporto tra asset, quindi tra attivi e capitale che si era ridotto in maniera preoccupante. Il calo dei rendimenti e quindi la ripresa delle quotazioni già è qualcosa che viene salutato con favore dal settore bancario e quello nazionale in particolare, che ha bisogno di mezzi freschi. Quindi in definitiva il settore più esposto in maniera benigna ad un ridimensionamento del rischio che sia misurato dagli spread o che sia misurato dai CDS è proprio il settore bancario. Allora, proseguiamo ancora con un grafico che invece ci mette a confronto l'andamento del greggio contro quello dell'argento. È così. Sì, questa è un'idea di investimento che abbiamo suggerito qualche settimana fa. È il grafico degli ultimi, credo, 25 anni del rapporto fra il greggio, il crude oil, WTI, quindi il petrolio, le povere, e l'argento, che sono due attività hanno una certa caratterizzazione. Il greggio è evidentemente ciclico per antonomasia, l'argento ha una componente industriale ma è come dire, subisce le sorti in positivo e in negativo dell'oro, che è un metallo anticiclico che tende a salire in fase di stagnazione economica e di difficoltà socio-economica. È interessante questo rapporto perché abbiamo raggiunto un livello estremamente basso. Storicamente negli ultimi 25 anni il rapporto fra crude oil e argento è di circa 5 volte, cioè occorrono 5 once di argento mediamente per comprare un barile di petrolio. Questa è una media, ovviamente. Negli ultimi 25 anni questo rapporto ha oscillato fra valori massimi e valori minimi. Le estremi, le punte di questo rapporto non sono mai andate oltre le 8 volte, 8 once per barile. Viceversa, abbiamo raggiunto in questo momento un estremo inferiore di circa 2 volte. Occorrono appena 2 once di argento per comprare un barile di petrolio, come è successo a fine anni 90, come è successo a fine anni 80. Questo cosa suggerisce? Suggerisce la possibilità di intraprendere un'operazione di questo tipo. Vado al rialzo di petrolio vendendo, quindi finanziando questa posizione, vendendo argento. Perché c'è la prospettiva non remota, abbastanza probabile, di un apprezzamento, quindi di un petrolio che nelle prossime settimane, direi di più, nei prossimi mesi appare destinato a far meglio dell'argento, quindi a sovraperformare l'argento. Questo mi sembra un trade che per il 2012, insieme a quello per sulla Cina di cui abbiamo parlato, può essere annotato come un trade da prendere in considerazione. Allora, ora vediamo, dopo tutte le considerazioni che abbiamo fatto, vediamo anche il mercato azionario con l'indice FTSE All Shares Italia a confronto con il Greed Index, l'indice della cupidigia. Sì, l'indice dell'euforia, ecco, diciamo, è l'indicatore dell'entusiasmo, no? Della positività degli investitori italiani in questo caso. Qui si vede come qualche giorno fa, poco più di una settimana fa, quando c'è stato quel rovescio verticale delle quotazioni, c'è stato un completo riassorbimento di questo indicatore, quindi non si riusciva neanche pagando a trovare investitori disposti a sostenere le tesi dei rialzisti. Era molto impopolare professarsi positivi sul mercato. La realtà è che quando vengono a mancare in maniera così drastica i rialzisti, i potenziali quantomeno compratori, quando c'è difficoltà a individuare un numero sufficientemente ampio di rialzisti, come è successo in passato, questa condizione finisce sempre per individuare minimi di mercato. È successo una settimana fa, è successo tante altre volte negli ultimi anni. Quindi questo elemento, quindi una settimana fa avevamo una situazione di, da un lato, prosciugamento dell'ampiezza di mercato, tutte o quasi le azioni 117 su 120 del Morgan Stanley Euro erano in downtrend, troppe, praticamente tutte. Dall'altro lato, un sentiment ai minimi termini, un sentiment rialzista praticamente compresso su minimi termini. È stata questa una combinazione che ha favorito un rialzo la scorsa settimana dell'11%, dal 95 in poi soltanto altre due volte
l'indice generale di Piazza Affari è salito in una settimana di più del 10%, subito dopo il minimo del 98, subito dopo il minimo del 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Il seguito in entrambi i casi fu abbastanza incoraggiante. Dunque, ci troviamo di fronte a un mercato che potrebbe mostrare il rialzo contemporaneo di obbligazioni e di azioni adesso? Sì, sì, perché per quanto ci riguarda, allora attenzione, viviamo due tendenze contrapposte potenzialmente a livello obbligazionario, quella sul nostro mercato domestico che è una tendenza in ridimensionamento in termini di rendimenti, di calo dei rendimenti, una tendenza in Germania di crescita dei rendimenti, che dovrebbe associarsi ad una analoga tendenza negli Stati Uniti. Quindi i motori della crescita economica globale probabilmente sperimenteranno nelle prossime settimane una crescita dei rendimenti, che è il riflesso di un miglioramento congiunturale rispetto alla quasi recessione, almeno negli Stati Uniti, sfiorata qualche settimana fa. Il nostro caso è un caso un po' particolare. Queste tendenze poi si associano, si abbinano ad una continuazione del bear market rally di cui abbiamo discusso da qualche settimana e che ora conosce una seconda fase dopo quella di settembre-ottobre intervallata dalla correzione dello scorso mese. Rimane un bear market rally che ora conosce la sua seconda stagione, la sua seconda gamba di rialzo, al cui esaurimento sarà il caso di ripristinare le cautele che per adesso si possono temporaneamente allentare quantomeno. Quindi lo scenario è quello di una continuazione di questo rimbalzo iniziato sulle ceneri dei minimi di settembre a fronte di un ridimensionamento del rischio di insolvenza degli stati periferici dell'area euro, fra cui il nostro paese. Gaetano Evangelista, Agea Italia, grazie mille Gaetano e a voi, arrivederci.